Consigliere Rizzo, anche oggi durante la commissione dell'assessore all'innovazione e alla partecipazione ha detto che non servono più regole ma manca la volontà politica. Questo discorso può essere esteso anche alla gestione dell'immigrazione, visto che l'opposizione in comune accusa la maggioranza di essere troppo buonista su questo fronte. A me pare che invece l'amministrazione su questo terreno non si sta comportando in modo buonista, si sta comportando in modo umano, che è un concetto diverso, che come tutti dovremmo essere, sta affrontando un problema. Io credo che anche la questione della caserma Montella, che segue la questione dell'area Expo, perché dobbiamo collegare le due questioni, ma in generale il modo di affrontare la questione dell'immigrazione è un dato necessario. Se c'è una critica da farci tutti noi al mondo intero, non all'amministrazione, è quello che noi non andiamo a colpire le cause che poi provocano i disastri e i disagi per tante persone che devono affrontare una condizione umana che è difficile da accettare. Sono i conflitti? Sono i conflitti, sono gli interventi contro la natura quando si fanno le dighe, sono gli interventi land grabbing, cioè sostanzialmente di sottrazione delle terre ai contadini per investimenti industriali o per investimenti speculativi. Cioè c'è un complesso di attività che fanno in modo che l'immigrazione è diventata e diventerà sempre di più un dato non particolare ed emergenziale, ma un dato destinato a durare per tanti e tanti anni. Senta, invece un altro argomento che sta accendendo molto il dibattito anche a livello locale è il referendum. Lei fa parte della sinistra, però voterà no, perché? Perché la sinistra deve difendere le istituzioni, deve difendere la Costituzione e noi pensiamo che sia giusto fare questo. Il paradosso è che c'è un po' un rovesciamento delle parti in questo caso, ma poi nel segreto dell'urna io credo che molti elettori di centrodestra daranno una mano a Renzi e sono sicuro che molti elettori del PD voteranno per difendere la loro Costituzione. Quindi il PD, diciamo così, renziano, che è il principale sponsor di questa riforma, non è di sinistra, secondo lei, o poco di sinistra? Mi pare che questa proposta non è di sinistra, quella di rivedere la Costituzione. Però è anche ostacolata da destra, quindi come diciamo la pensi? Che c'è un concorso, la destra mira a rovesciare questo governo, quindi è innegabile che sia così, ci sono tante persone che pensano che questo sia un fatto importante dal punto di vista politico. Io penso che sarà anche un fatto importante, che si voglia o non si voglia, l'esito di questo referendum avrà anche un'influenza dal punto di vista della politica nel nostro paese.